bilancio su questi primi giorni del festival? Beh, prima di tutto devo dire che sia mercoledì che ieri abbiamo visto un flusso di pubblico impressionante, tanti location piene in contemporaneo, che è abbastanza notevole. Cioè ieri pomeriggio Teatro Bavone, Sala Notari, Sala Lippi, Sala Raffaella Brufani, anche il Centro Alessio della Camera di Commercio, erano tutti pieni allo stesso momento, che fa piacere, significa che il pubblico è attento a questi temi e che in qualche modo abbiamo individuato i speaker e il contenuto giusto, e di questo siamo molto fieri. Sono oltre 200 eventi, ci dà un po' dei numeri del festival. Sì, ho praticamente 215 eventi, come dici tu, 520 speaker, più di 1000 giornalisti accreditati che vengono non per parlare, però solo per seguire il festival, più di 200 volontari, 8 alberghi coinvolti, più di 13 location qui al centro di Perugia. A proposito di Perugia, devo dire, approfitto di questa occasione, dire che soprattutto per gli stranieri, con questo bel tempo, arrivano qui a Perugia magari per la prima volta e rimangono estasiati della bellezza di questo centro storico, che non solo è bello, però anche dal punto di vista pratico per gestire e portare avanti un festival del genere, offre queste location, alberghi grandi, una disponibilità, tutto sommato un prodotto e un servizio di altissima qualità che viene apprezzato veramente da tante persone, soprattutto gli stranieri che non sapevano dell'esistenza prima di questo festival di Perugia. Già l'anno scorso c'è stata una grande apertura alle web TV, che è continuata anche quest'anno. Sì, web TV e tante altre, diciamo, novità, anche se web TV ormai è una cosa consolidata nell'ambiente del giornalismo. Quest'anno soprattutto abbiamo deciso di potenziare i workshop, ci sono addirittura 49 workshop quest'anno, tutti ad ingresso libero, con docenti veramente di altissimo livello nazionale e internazionale. Ad esempio c'è un workshop tenuto ieri da due premier Pulitzer, Steve Doig e Sarah Cohen, che per chi ha seguito il workshop è un'occasione di conoscere e essere in qualche modo ispirato da questi grandi del giornalismo mondiale, e che stiamo cercando di creare qui, formazione alta qualità, ingresso libero, per creare un'occasione per i giovani aspiranti giornalisti e non solo di scoprire i nuovi, diciamo, trucchi del mestiere vecchissimo di giornalismo. Tra le novità di quest'anno anche una particolare attenzione ai social network. Beh, social network sì, abbiamo potenziato, diciamo, la squadra del festival che segue tutti gli eventi su Twitter. Già dal primo giorno del festival IGF12, cioè hashtag IGF12, l'hashtag del festival è stato fra i trending topic qui in Italia. Poi sempre Facebook e le altre, cioè ormai tool consolidati dei social media, sì, ormai un elemento fondamentale di qualsiasi comunicazione, di qualsiasi evento. Poi ci sono i new entry tipo Instagram, Tumblr, che stiamo utilizzando anche questi, quindi un po' a 360 gradi di comunicazione.